Altro impegno, ruolo importante della farmacia ospedaliera è la gestione dei dispositivi medici. Qua ne vediamo alcuni esemplari, dottor Bertassi. I dispositivi medici sono numericamente una grande quantità di articoli, sono critici perché hanno un iter registrativo molto più semplificato rispetto ai farmaci. La farmacia ospedaliera, nella persona della dottoressa Monica Marchesini, segue i dispositivi medici nell'ambito della gestione della qualità, nell'ambito delle caratteristiche per essere messe in gara, quindi per gli acquisti a livello regionale, provinciale e locale, e per quanto riguarda la cultura correlata al loro buon utilizzo e al dispositivo medico vigilanza. Sempre nell'ambito della farmacia ospedaliera, azienda ULS 22, ospedale Orlandi. Dottor Bertasi, può capitare, a volte capita, che qualcuno venga da voi, deve seguire una terapia, ha bisogno di un certo farmaco, se ne ritrova a volte di altro tipo, un altro farmaco. Perché? Come mai? E che cosa deve pensare? Certo, perché sapete il prontuario nazionale dei farmaci è molto vasto, ci sono tantissimi principi attivi, tantissimi farmaci anche analoghi, e la Regione Veneto, come peraltro presente in tantissimi ospedali, ha pensato di fare un prontuario terapeutico regionale dal quale si può scegliere l'armamentario farmaceutico che serve per quel determinato ospedale. Quindi c'è una commissione terapeutica per l'ospedale, una per le case di riposo, la segretaria, la dottoressa Turato, e serve appunto per fare passare delle equivalenze terapeutiche in modo tale da avere tutto l'armamentario che serve per quel tipo di ospedale, per le patologie che si stanno curando. Anche il comitato etico, appunto segue i farmaci in sperimentazione, e il comitato per le infezioni ospedaliere invece segue proprio la politica terapeutica per quanto riguarda i farmaci, degli antibiotici e dei disinfettanti. Dottoressa Fratocello, dunque questo comitato etico e questa sperimentazione che voi fate? Vale la pena ricordare che all'interno dei nostri ospedali possono essere utilizzati dei farmaci innovativi, per cui si effettuano delle sperimentazioni che vengono preventivamente valutate dal comitato etico provinciale. Ogni paziente è adeguatamente informato questo farmaco, e questo comitato etico è a tutela proprio del paziente che assume questi farmaci terapie innovative. Come detto, il comitato etico è unico per tutta la provincia di Verona, vi è quindi un'articolazione provinciale, il nucleo di ricerca clinica di cui faccio parte, che funge da raccordo tra la nostra ULS e il comitato etico provinciale ed è a supporto degli sperimentatori per l'inoltro della domanda di un nuovo studio clinico presso il comitato etico. Dottor Bertasi, e queste sacche che vi mettiamo in bella vista cosa sono, cosa rappresentano? Ecco, queste sono diete per l'alimentazione artificiale, ci sono delle diete per la nutrizione enterale, quindi per chi non riesce a mangiare ma per chi ha il tratto gastrointestinale funzionante, e poi ci sono delle diete per la nutrizione parenterale, sono sacche che si fanno in vena. Come avete visto prima giù c'è la produzione nostra galenica per quelle da personalizzare, per le sacche invece da non personalizzare prendiamo delle sacche fornite dall'industria. La prescrizione della nutrizione enterale sia in ospedale che sul territorio viene vagliata da un team nutrizionale come previsto dalla Regione, che ha fatto delle linee guida su come utilizzare le diete per nutrizione enterale e parenterale a domicilio, quindi sono per i parenti e per le persone che vivono in nutrizione artificiale, che non sempre sono persone che hanno una disabilità grave, tante volte sono persone che lavorano e che riescono a fare anche una vita di relazione, quindi è importante che ci sia un vaglio di un team di esperti come previsto dalla Regione Veneto, che valuta la qualità e la tipologia di nutrizione da fornire appunto da somministrare, a questi certo. Da somministrare.